Come avete accolto gli studenti stranieri e quali sono le tappe di questo progetto Erasmus+? Allora, essere il primo centro ad accogliere ha richiesto davvero un intenso lavoro, perché abbiamo dovuto lavorare su più fronti. Da un lato organizzare la prima mobilità, quindi permettere, oltre alle prove e alle visite, di lasciare ampio spazio alla conoscenza dei ragazzi che in questi primi mesi hanno lavorato soltanto in maniera virtuale sulla piattaforma eTwinning per scrivere l'intera opera teatrale. Poi dall'altro abbiamo avviato tutto il progetto da zero, quindi abbiamo diviso i gruppi, abbiamo dato il via a tutta la stesura dell'opera teatrale, e utilizzeremo questa stesura proprio per l'intero progetto. Vedremo una rappresentazione in questa prima tappa, e la stessa opera poi crescerà, si arricchirà grazie a riflessioni e spunti in una seconda tappa in Francia a dicembre 2020 e poi per finire in Spagna nel 2021, aprile 2021. Quindi... Buenos días. Su Instituto es el creador y coordinador de este proyecto. ¿Cómo ha sido coordinar las actividades que han involucrado estudiantes y docentes de tres países diferentes? Buongiorno. Ha sido una tarea difícil, complicada. Tres países distintos, 54 alumnos escribiendo una sola obra. Es complicado poner de acuerdo a 54 alumnos, anche 19 professoresse e professore, molto difficile, muy difícil, pero la estructura que hemos creado para escribir las obras ha facilitado el teletrabajo, el trabajo a distancia, y finalmente la buena voluntad tanto de italianos, franceses como españoles para conseguir un buen producto final, pues ha hecho sencillo el proceso. ¿Qué tal ha sido participar en este proyecto de intercambio que en su primera etapa os ha traído aquí a Italia y precisamente a Isola de la Scala? Pues ha sido un honor, ha sido algo maravilloso. Tengo la impresión de haber vivido en otra vida en Italia, de haberme reencarnado de alguna manera. Y gracias a Ana y a todo el equipo que nos ha acogido aquí, que nos ha abierto las puertas de Isola de la Scala, del Instituto, de Italia. Y gracias a eso, pues puedo decir que me siento italiano.